farli. Il mister Guerriero che è riuscito a recuperare una partita difficile e poi la difesa con i denti. Sì, i ragazzi hanno messo in campo tutto quello che avevano. Al culmine di una settimana impegnativa con le tre partite sono stati bravi a buttare quello tra gli ostacoli, non mollare mai, a superare tutte le difficoltà che ci ha dato il campo, arrivando a un pareggio che ci sta tutto, anche se abbiamo avuto le palle anche per vincerle, e per vincere la partita, però ripeto, il pareggio ci sta alla luce anche della partenza sprint di una squadra forte che oggi ha espresso tante cose su questo campo. Dopo un periodo in cui forse si era concesso un po' troppo in fase difensiva, anche a livello realizzativo, oggi la difesa ha retto bene per tutti i 90 minuti. Ma io non sono d'accordo che abbiamo lasciato tante occasioni agli avversari in queste partite. Diciamo che poi ce lo fa sempre, minimo, e ci fanno volare poche occasioni. Questo è andato di fatto, e anche oggi, davvero, a fronte di poche occasioni, abbiamo subito questo gol. Importante continuare a giocare, a crederci, creare, a recuperare la partita come è stato, e anche nelle estreme difficoltà del secondo tempo riuscire a creare due o tre palle gol nitide è un segnale comunque di valore e di forza della nostra squadra. Adesso c'è l'ultima giornata prima della sosta da preparare, senza sicuramente Rossi e purtroppo anche forse senza Pezzi. E c'è un Colarivi che era difilato e bisogna vedere le condizioni di Palmieri, quindi magari arriverà l'occasione per me in mezzo al campo e magari presidio della giovane in attacco, così cercheremo di festeggiare bene Natale con l'ex.